Diciamo, i consiglieri sul fatto che noi stiamo facendo le visite campi e conosciamo bene la realtà, appunto, la realtà che è stata creata su Roma. Volevo poi specificare che continuare a parlare di nomadi è quantomeno improprio, perché io penso che appunto la Presidente Catini facesse riferimento al sistema campi che dal 2008, col decreto del Presidente della Repubblica, se non erro, del 21 maggio del 2008 è stato creato, l'emergenza nomadi, ricordiamo, con un approccio emergenziale assistenzialista che ha portato ai 76 milioni di euro spesi a vantaggio di chi, ce lo chiediamo tutti, e non è questa la sede. Quindi prima di tutto questo ricordiamo bene che l'aver parlato di nomadi ha portato anche alla situazione attuale. L'aver leggermente sbagliato, diciamo, la definizione di questo tipo di popolazione. Ricordiamo che siamo arrivati al novembre del 2011 con il Consiglio di Stato che ha appunto messo una pietra tombale su quella triste vicenda di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, e pagano le conseguenze in primis la popolazione rom sinta e camminante ghettizzata e i cittadini che abitano intorno a questi campi, come avete ricordato. Quindi cerchiamo anche di ristabilire bene, di non fare revisionismo storico anche su questo. Abbiamo una strategia nazionale, come ricordavamo, del 2012, che ci dice che dobbiamo lavorare contemporaneamente su più fronti. In questa delibera di iniziativa popolare non sono previsti tutti gli aspetti sui quali noi dobbiamo lavorare per essere efficaci. Ricordo poi che noi abbiamo revocato il bando che potevamo revocare di 6.126.000 euro, e questo in forte discontinuità col passato, e sono i dati che venivano anche riferiti, perché 6 milioni, scusate, ovviamente 126.000 euro. Perché è importante adesso dire ai cittadini romani che noi stiamo facendo qualcosa di sostanzialmente diverso dal passato. E quindi banalmente stiamo studiando e approfondendo. Abbiamo previsto con una delibera un iter, e quindi il piano al quale si faceva riferimento è stato dato in consultazione, come richiedono le indicazioni europee e nazionali. Anche qui abbiamo non creato discriminazioni, e quindi tra le associazioni abbiamo fatto riferimento all'albo dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, e quindi la bozza di piano, che è una bozza, è stata mandata in consultazione alle associazioni non scelte da questa amministrazione, ma quelle che fanno parte di un albo nazionale che appunto è gestito dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Questo abbiamo quindi ricevuto delle proposte di modifica, abbiamo incontrato le associazioni, questo per dire come noi stiamo rispettando gli impegni presi e stiamo rispettando i tempi previsti dalle delibera di dicembre e della memoria di novembre. Quindi su questo vorrei soltanto aggiungere che il tema dei rom sinti e camminanti, proprio perché una parte della ratio, insomma, della delibera proposta era anche quella di non creare dei servizi speciali in qualche modo. E questo tema rientrerà anche nel piano sociale cittadino che stiamo scrivendo anche insieme ai cittadini e alle associazioni tramite dei momenti di incontro in tutti i municipi. Quindi uno dei temi affrontati è stato proprio quello delle popolazioni rom, sinti e camminanti. C'è stato, come sapete, un dibattito molto acceso e molto ricco anche di contenuti e di spunti, proprio perché noi vogliamo che queste popolazioni, come veniva ricordato, siano trattate come tutti gli altri. Quindi devono rientrare anche nel piano sociale cittadino con delle azioni eventualmente di discriminazione positiva e non di discriminazione negativa, come appunto è prevista nelle indicazioni internazionali. Segnalo soltanto che avete visto dai giornali, ci sono state le osservazioni conclusive del Comitato sui diritti umani, hanno riguardato come sempre anche la discriminazione contro i rom, sinti e camminanti. Tra le altre cose, entreremo poi nel merito delle altre, c'è proprio la richiesta di rimedi legali rispetto alle persone rom, sinti e camminanti che sono state discriminate proprio dall'aver decretato una inesistente emergenza nomadi nel 2008. Grazie. Grazie a lei, signor Capriccioli. Interviene sulla delibera l'assessore Baldassarre. Prego, assessore.
Sì, grazie, ringrazio insomma veramente anche tutti i cittadini insomma che sono stati coinvolti, come dice, giustamente sottolineava, su un tema non semplice, no? E anche affrontato molto spesso anche sui media in modo non adeguato, insomma. E, innanzitutto tengo a dire che condividiamo, abbiamo avuto già modo nei mesi trascorsi, insomma passati, di parlarne anche con le associazioni proponenti questa delibera, condividiamo l'analisi, condividiamo la necessità di avere un forte monitoraggio e condividiamo la necessità di avere un governo pubblico, no? del fenomeno. Però ecco, come veniva detto, questa delibera è del 2015, quindi degli elementi di novità sono stati introdotti sia dalla normativa nazionale sia dall'azione di questa amministrazione. La questione è centrale in questo momento è innanzitutto noi stiamo lavorando per una riorganizzazione complessiva del sistema. E giustamente lei evidenziava come noi dobbiamo occuparci delle diverse, diciamo, tipologie di migranti, essere molto precisi per poter dare una risposta adeguata in termini di diritti. E allora, prima di tutto stiamo pubblicando e sarete insomma tutti invitati anche come organizzazioni ed associazioni un rapporto che fotografa la situazione del sistema di accoglienza su Roma, delle diverse modalità dell'accoglienza, perché veniva ricordato c'è il sistema SPRAR, ma poi non dobbiamo ricordare che ci sono i CAS, questi centri di accoglienza straordinari che sono appunto gestiti dal Ministero dell'Interno. Io voglio ricordare anche i cosiddetti immobili pubblici e privati impropriamente adibiti ad abitazione, come vengono chiamati tecnicamente, le occupazioni su Roma, come sapete, ce ne sono molte e molte sono anche le presenze di persone straniere, diciamo adulti e minorenni in queste occupazioni. Ci sono poi altre forme. Io vorrei soltanto raccontarvi che a livello cittadino noi abbiamo prima di tutto già incontrato Stéphane Jacquemet, che è il delegato dell'UNHCR per il Sud Europa, quindi abbiamo già discusso anche con loro quello che noi stiamo, diciamo, facendo, proprio perché riteniamo, come veniva ricordato, che il punto di vista anche di un'organizzazione internazionale possa essere molto utile, possiamo imparare molto da altre esperienze. E poi abbiamo avuto delle nuove linee di guida del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, lo dico perché molto di quello che voi dicevate nella delibera, per esempio, come sa, le linee guida prevedono da un minimo di 10 a un massimo di 60 posti per l'accoglienza e cercano poi di qualificare questa accoglienza. Ecco, noi ci stiamo muovendo nelle diverse sedi istituzionali proprio per dire, uno, che Roma non può accogliere altri migranti, poi facciamo un discorso a parte per i transitanti, ma non può accogliere perché deve qualificare questa accoglienza, perché abbiamo i numeri che possiamo avere rispetto e che venivano ricordati, circa 3.000, sono 2.746 posti per l'accoglienza SPRAR, abbiamo i circa 400 posti per il circuito non SPRAR, comunque il circuito cittadino sempre dell'accoglienza, però è importante dire che noi dobbiamo qualificare l'accoglienza sia per le persone che accogliamo, sia per i cittadini romani e vi dico già che appunto che da questa mappatura è evidente come ci siano dei territori su Roma, ma lo sappiamo noi tutti che abitiamo in questa città, che sono più sotto pressione rispetto ad altri sulla presenza. Allora noi dobbiamo fare a livello municipale, cittadino, della città metropolitana, della regione, ma così come della nazione e dell'Europa, lo stesso ragionamento, cioè dobbiamo avere un'accoglienza diffusa. Questo è l'unico modo attraverso il quale diciamo riusciremo veramente a governare questo fenomeno, un'accoglienza diffusa a partire dai municipi. L'altro tema è un'accoglienza di qualità e giustamente voi portate l'attenzione al monitoraggio. Allora noi nel dare questa rimpostazione di sistema abbiamo innanzitutto chiaramente aderito al bando SPRAR, quindi confermando i numeri. E dico anche che c'è un tema rispetto al disagio mentale, su Roma soltanto 6 sono i posti per appunto richiedenti asilo o rifugiati in situazioni di disagio mentale, quindi stiamo facendo un ragionamento con il Ministero dell'Interno, perché questi sono tutti i fondi del Ministero dell'Interno, questo va detto chiaramente. E abbiamo quindi la necessità di qualificare, e per questo abbiamo previsto uno sportello unico integrato
che svolgerà tutta una serie di attività, così come una parte di supporto alla rendicontazione, e questo sta anche dentro il discorso del monitoraggio e della puntuale attuazione di quanto previsto poi dai capitolati. Abbiamo poi nel circuito cosiddetto non SPRAR confermato i 390 posti, e qui nel circuito non SPRAR voi considerate che ci sono soprattutto gli ex minorenni, neomaggiorenni, quindi anche cercando e stiamo cercando dal punto di vista dell'intervento di creare un continuum tra la presa in carico attraverso l'accoglienza in ambito minorile con quello poi quando si passa alla maggiore età, perché in questo momento c'è proprio uno scalino invece nella presa in carico. Rispetto all'interlocuzione, è chiaro, noi l'abbiamo detto nelle linee programmatiche, per noi il luogo chiave è il Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, per l'interlocuzione con i soggetti che anche voi ricordavate, la Questura, la Prefettura, le forze dell'ordine in generale e le altre istituzioni regionali e locali competenti. E lì stiamo lavorando, perché è importante per riuscire ad accogliere che ognuno faccia la propria parte. Quindi l'interlocuzione è, direi, costante, perché per rispondere in modo adeguato dobbiamo prenderci carico dei migranti che devono essere sotto la responsabilità di Roma Capitale e non altri. E questo è un passaggio fondamentale, vengo dopo a questo punto quando parliamo in particolare dei migranti cosiddetti transitanti. Dal punto di vista, poiché noi vorremmo uscire e stiamo veramente cercando di essere coerenti con questo nelle azioni che portiamo avanti, uscire dalla logica dell'emergenza, perché non è un'emergenza, è un fenomeno permanente che noi dobbiamo essere in grado di gestire adeguatamente, abbiamo inserito questo tema all'interno del piano sociale cittadino che stiamo elaborando. Ricordo anche in questa sede, 13 anni dopo l'ultimo piano sociale cittadino, e forse parte anche delle difficoltà che anche voi, no, in questo ambito riscontrate, stanno anche in una mancanza di programmazione dell'ambito sociale e quindi anche dell'ambito dell'accoglienza. E quindi parte del piano sociale cittadino sarà dedicata anche ai migranti. Sui transitanti, come sapete, è uno dei temi, ne abbiamo parlato anche già insieme in questa sede, è uno dei temi che noi abbiamo affrontato fin dall'inizio, perché la situazione che abbiamo trovato era quella descritta, cioè migranti accolti in strada grazie all'intervento appunto di organizzazioni e associazioni di volontariato. Quello che abbiamo fatto è aumentare i posti fin da subito, siamo arrivati fino appunto alla possibilità di accogliere tutti, proprio anche grazie al fatto che le persone che erano accolte nel circuito gestito da Roma Capitale e che avevano fatto richiesta di relocation siano appunto passino subito al circuito di accoglienza del Ministero dell'Interno. Per i transitanti abbiamo previsto che cosa? Abbiamo studiato altri modelli, lei faceva riferimento al modello di Milano, per questo abbiamo previsto dei posti certi all'interno del circuito cittadino, la ristrutturazione di un posto che verrà vicino alla stazione Tiburtina, anche proprio per dare delle risposte, come dicevo, adeguate, e che verrà dato appunto per i senza fissa dimora, in particolare per gli stranieri senza fissa dimora, come la legislazione in vigore ci permette di derubricare queste persone. E qui prevedremo anche un momento di primissima accoglienza rispetto all'informazione, all'orientamento e quello che lei diceva. Tutto questo sta all'interno di un piano più ampio che prevede una distribuzione su tutto il territorio cittadino, perché la vera sfida su Roma non è la primissima accoglienza, è anche la primissima accoglienza perché fa la differenza, lo sappiamo, sulla presa in carico, ma è il tema dell'inclusione sociale. Allora, su questo dico e chiudo, perché per non rubare altro tempo, noi la prossima settimana sigleremo con la Prefettura un protocollo d'intesa, che è dedicato, in attuazione di una circolare del Ministero dell'Interno del 2014, alla possibilità per i richiedenti asilo di fare attività di volontariato sul territorio cittadino. Questa per noi è una risposta, e dico chiaramente richiedenti asilo, attività di volontariato, perché questa per noi è una risposta sia per queste persone che possono quindi su base volontaria
contribuire appunto al benessere della comunità che li accoglie, ma è una risposta anche rispetto ai cittadini che, come sapete, non perdono occasione molto spesso nel dire queste persone che sono in strada senza far nulla. Quindi questa è una situazione nella quale c'è un vantaggio da entrambi le parti. La stessa cosa faremo sui minorenni stranieri non accompagnati. Abbiamo trovato tutta una serie di protocolli anche con gli organi giudiziari, ma non solo. Noi abbiamo avuto l'accordo con la prefettura, il protocollo successivo sarà per la presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati, secondo alcune esperienze positive, ad esempio della città di Palermo, dove, e noi consideriamo Roma, lo abbiamo sempre detto, come se fosse un altro porto, perché sappiamo che una capitale di una nazione europea comunque ha delle caratteristiche diverse da tutte le altre città, quindi abbiamo studiato l'esperienza di Palermo, in cui hanno messo tutte le istituzioni e le organizzazioni, questa è l'innovazione che noi inseriremo, per la presa in carico dei minorenni stranieri non accompagnati, in modo che si sappia esattamente chi fa che cosa e ognuno appunto possa contribuire. Questo per dire che condividiamo l'analisi diciamo proposta dalla delibera, e purtroppo è una delibera che arriva in quest'Aula chiaramente non per nostra volontà, troppo tardi, e invece io penso che le novità sia dal punto di vista normativo nazionale che gli atti di questa amministrazione rendano superate parte appunto delle proposte. Rimango convinta e sono d'accordo con la necessità di garantire comunque un coordinamento e un monitoraggio che era parte appunto della proposta. Le modalità attraverso le quali questo monitoraggio e coordinamento viene realizzato sono altre da quelle proposte in delibera. Grazie. Grazie. Abbiamo avuto modo in questi mesi di incontrarci più volte appunto con il presidente dell'associazione 21 luglio, abbiamo avuto modo anche di leggere, in quel caso non apprezzare, i contenuti di alcune insomma prese di posizione, soprattutto perché diciamo non li teniamo veritiere con quanto stiamo facendo. Cioè, nonostante io ringrazio lui e ringrazio tutte le associazioni che hanno contribuito a redigere, approfondire e quindi scrivere questa delibera, che poi hanno sostenuto insomma l'impegno nell'ottenere le firme per la sottoscrizione. Dico subito che quello di scrivere un piano finalmente diverso, cioè un piano, e per diverso intendo un piano che abbia un impatto positivo prima di tutto sulla popolazione rom sinta e camminante, e un piano che abbia un impatto positivo sul resto della cittadinanza, che proprio a causa delle politiche finora realizzate rispetto ai rom sinti e camminanti, che portano alla ghettizzazione e a creare dei luoghi intorno ai quali, sia per responsabilità delle popolazioni stesse, sia per responsabilità di altri cittadini che non abitano nei campi, si creano situazioni di illegalità, noi vorremmo fare un piano diverso. Quindi abbiamo cercato di lavorare molto sul metodo, abbiamo cercato molto di approfondire per capire quali possano essere le modalità che ci portano realmente ad innovare. Allora, prima di tutto, quello che abbiamo già fatto, abbiamo bloccato tutto quello che potevamo bloccare, l'ho già detto prima, c'è stata la revoca di un bando. Questo era un impegno preso chiaramente nelle linee programmatiche, perché è molto importante qui che i fondi previsti siano utilizzati realmente per questa popolazione, e molto spesso invece sono stati, come ben sappiamo, utilizzati per lucrare, e quindi sono stati utilizzati per altri e non per queste persone. Il secondo aspetto al quale abbiamo dato priorità era che nell'ambito di una programmazione europea tramite il PON Metro, come sapete, ci sono dei fondi a disposizione per il superamento di due campi, la Monachina e la Barbuta, e quindi abbiamo dato chiaramente la parte di competenza nostra e dare l'indirizzo politico, ma sono in pubblicazione il bando per appunto dare attuazione a questa progettualità. Dal punto di vista degli atti, ricorderete la memoria di giunta del 18 novembre in cui abbiamo tracciato anche un percorso per dare un'indicazione su come ci stavamo già muovendo, e poi una delibera. Questa delibera ha previsto, e Stasola lo ricordava, noi avremmo portato domani in giunta
avremmo portato domani in giunta la delibera con il piano che abbiamo elaborato, però proprio per dare ascolto ai cittadini e un'ulteriore opportunità, perché già diciamo ci siamo visti, un'ulteriore opportunità di ascoltare le associazioni e le organizzazioni, ritardiamo la presentazione. Abbiamo già preso accordi per vederci nel più breve tempo possibile, proprio perché non vogliamo che questo sia, e questo siamo d'accordo, una proroga sine die, ma sia una questione appunto di una o due settimane, perché questo piano è necessario. Dico anche che contemporaneamente il piano sarà un piano di indirizzo strategico, contemporaneamente abbiamo già attivato dei tavoli municipali, perché è chiaro che come sa chiunque conosca la situazione dei campi, va fatto poi un ragionamento campo per campo per arrivare al loro superamento. Questo superamento evidentemente è un processo che va monitorato, e qui il monitoraggio dei risultati ottenuti sarà un aspetto fondamentale di questo piano. Quindi mi sento di dire a nome della Giunta che accogliamo la proposta appunto di rimandare il passaggio in Giunta del piano che abbiamo elaborato per consentire una fase ulteriore di ascolto delle associazioni. Grazie.